criptati come dati, con significati astratti, come forme senza lati, nei contorni ben tracciati, assuefatti dei vapori esalati dal proprio ego. Una voce dentro urla ma non genera alcun eco. La sete di avere di più aumenta le distanze, un cammino di miraggi, illusioni e false speranze, generando distrazioni che devi al nostro essere, lo fanno debole, privo di ogni cosa in cui credere. Viviamo al buio, sentiamo solo i rumori, ci trattengono per non andare fuori e vedere i colori. Creano luci artificiali, riuscendo nell'intento, perché sanno che vivremo ogni fottuto giorno a stento. Pensiamo a salvarci, mica a cercare il vero. Ogni giorno passato sulle nostre gambe accende un cero, alla ricerca della verità il suo siero. Nero è buio che avvolge questo sentiero, teatro di ogni lutto che recrimina la pace, che recrimina coscienza di cui siamo perso le tracce, cancellando ciò che l'anima produce, tenendoci sempre più lontani dalla luce. Quanto è subire tu in fisico soprai, su bollo ti fuori assai. Cercano alibi al caos che ci rende esanimi, fuori immagini labili, e ciò che sogni immagine è ben più lontano di dove navighi. Se esamini ti perdi nei soliti volti inaffidabili, soliti di interessi, schiacciano ideali validi, animi incontrollabili, animi troppo flaccidi, camminano in trampoli su fili sottili e fragili. Muovo passi più rapidi e disto da posti aridi, alla ricerca di ambienti più salubri, gli antipodi di un sistema che in mano tiene dei calibri. Sparano sulla folla, è una guerra tra poveri e martiri scordati, son coperti dalle polveri. Gioca la gelosia, il bello è che la gente sgomita, ignari del fatto che sono numeri in questa formula. E non si cambia se si pensa solo ai numeri, se tutto un prezzo è la debolezza che può confonderci. Mezzi di diffusione, mezzi di distruzione, dietro la religione, i cani prendono posizione, in media la distorsione, l'uomo la distinzione, causa dell'estinzione, causa dell'erosione, causa dell'omissione, interdizione di persone che hanno idee, consapevolezza, pensieri e parole. Chiuso nel mio io, apro finestre parallele, guardo un mondo diverso da questa torre di quanto è su bene tu e fisico sopra i suoi.